Sono passati come se fossero solo minuti, gli istanti. Sono trascorsi 14 anni da quella frana assassina che cambiò per sempre la storia della città di Sarno. Una città che ricorda e non dimentica le 137 vittime di quel terribile evento. Processi e ricerche di colpevoli per la verità sulla colata assassina che quella sera del 5 maggio 1998 scese tra i rivoli ingrossati del Monte Sarno non hanno prodotto alcune novità. Per quella tragedia è stato già però condannato l'ex sindaco Gerardo Basile. Per lui l'accusa di omicidio colposo plurimo ed una condanna a 5 anni. Anche questa testata ricorda le vittime di quella frana assassina con il suo special La memoria di fango, uno special trasmesso subito dopo questo TG e disponibile da domani anche online su YouTube e su www.agro24.it. Aria di crisi in maggioranza, l'esecutivo cittadino guidato dal sindaco Amilcare Mancusi è di nuovo messo in discussione. L'avvicinarsi del voto sta incidendo in maniera pesante sulla composizione dell'esecutivo, per provare un cambio di passo promesso e mai arrivato. A dare il là alla nuova crisi nel PDL è il consigliere provinciale Franco Annunziata, che oltre a bocciare la giunta, avanza anche una chiara proposta al sindaco, chiedendo un organismo tecnico di area. Noi circa un anno fa approvammo, anche se con dei mal di pancia, un documento politico in cui si cercava il rilancio di questa amministrazione. Io anche all'epoca mi bondo di dire che secondo me i principali problemi per il secondo mandato di Mancusi sono da trovare in alcune forze di questa maggioranza che ostacolano, diciamo così, un'azione più incisiva dell'amministrazione stessa. E mi riferisco al gruppo di maggioranza relativa all'interno del PDL e mi riferisco all'UDC, perché se le cose non vanno come dovrebbero, allora chi ha più quote all'interno di questa amministrazione deve assumersi anche le maggiori responsabilità. La componente del PDL che vanta in giunta 4 assessori, che vanta 10 consiglieri comunali, l'UDC che ha 4 consiglieri, che ha 3 assessori, di cui uno vice sindaco, se l'amministrazione non va avranno sicuramente qualche colpa in più. Per cui io in questi giorni ho avanzato l'idea che i partiti facciano un passo indietro per dare ampia libertà di scelta al sindaco, per far sì che il sindaco stesso possa rilanciare l'azione amministrativa in questi 2 anni che ci separano dal prossimo voto. La soluzione di cui si sta parlando, di ridurre da 10 a 8 gli assessori, a parte che voglio dire le due soluzioni non sono alternative, potrebbero anche essere messe in campo contemporaneamente, però francamente non vedo in che modo la presenza di 10 o 8 assessori possa in qualche modo ostacolare o facilitare l'azione dell'amministrazione stessa. È il calo consistente del prodotto interno lordo, l'elemento più preoccupante rilevato dal rapporto sullo stato dell'economia provinciale elaborato dalla Camera di Commercio di Salerno in collaborazione con l'Istituto Tagliacarne presentato nel corso della 10ª giornata dell'economia. Nel 2011 si conferma la persistenza delle criticità nella struttura produttiva, misurata da un calo del PIL di oltre 4 punti percentuali. Preoccupante il prodotto interno lordo pro capite in provincia di Salerno, che pari solo al 71% di quello medio italiano. Perdono peso le produzioni industriali, non si arresta il processo di terziarizzazione dell'economia, anche se emergono segnali di miglioramento dal mercato del lavoro, dove si registra un aumento degli occupati rispetto all'anno precedente di 1 punto percentuale. I consumi provinciali ristagnano e si registra un'evidente difficoltà in termini di potere d'acquisto misurata da un livello di spesa pro capite pari al 79,6% del livello medio nazionale. Sebbene in discesa, resta positiva la bilancia commerciale con più di 21 miliardi. Il 2011 fa segnare una ripresa del settore turistico grazie all'affermazione di un profilo del turista ad elevata capacità di spesa. E siccome i segnali positivi non mancano, l'ente camerale chiede alle istituzioni locali e al governo nazionale di programmare con attenzione lo stanziamento di fondi mirati allo sviluppo del territorio. Dire che il bicchiere è mezzo pieno non vuol dire non interessarsi dei problemi che si manifestano. Ecco, io ne individuerei sostanzialmente 3. Il primo è l'alto tasso di interesse, il prezzo del credito, che è molto alto in questa provincia, è il più alto della Campania, è uno dei più alti in assoluto
in Italia, e su questo bisogna lavorare. Forse abbiamo bisogno di quelle che si chiamano infrastrutture sociali, di una copertura ad esempio del fenomeno dell'usura, di una maggiore presenza dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, che in qualche modo aiutano l'accesso al credito per la parte più marginalizzata. L'altro aspetto secondo me negativo, che denota una scarsa fiducia nel futuro, è il segno negativo nella crescita naturale demografica. Ecco, su crescita naturale demografica. Ecco, su questi aspetti negativi bisogna lavorare, senza dimenticarsi gli aspetti positivi. Ecco, lei per esempio accennava alla dinamica positiva del turismo, molto molto importante, perché naturalmente è un aspetto su cui questa provincia può lavorare moltissimo. È giunta alla sua 31esima edizione la pedalata ecologica Benvenuta Primavera, organizzata dal Ciclo Club di Angri, la manifestazione sportiva che da più di 30 anni coinvolge gli sportivi angrisi e gli amanti della bicicletta. Sì, io innanzitutto ringrazio voi che è sempre presente e ci dà sempre la solita collaborazione. E con orgoglio, come presidente, a nome di tutta la società, che siamo arrivati a questa 31esima edizione ininterrottamente dal 1982, anno della nostra fondazione, e ci fa piacere che questa mattina finalmente, dopo il solito rinvio annuale, si effettua questa bellissima manifestazione. Per la nostra organizzazione, con le iscrizioni sia su Facebook sia sulle mail, e che sono venuti in sede, circa una partecipazione di 550-600 persone. Ci sono tante di quelle difficoltà per far organizzare, oltre alla pedalata ecologica, proprio una giornata ecologica. Speriamo l'amministrazione ci possa venire incontro. Come ogni anno, gli abitanti di Angri e dintorni si sono dati appuntamento a Piazza Doria. Il Ciclo Club Angri è una società sportiva dilettantistica che si è sempre distinta sia a livello regionale che nazionale per i successi che ha raccolto negli anni. Dopo un percorso di circa 20 km, con punto di ristoro di acqua, merendine e succhi di frutta offerti dagli sponsor sempre a fianco del Ciclo Club, tra tutti i partecipanti alla manifestazione è stata estratta una bicicletta mountain bike. Quest'anno, chi ha partecipato alla manifestazione, tutti gli iscritti hanno potuto usufruire di un controllo gratuito della propria bicicletta. Per tutti gli appassionati di ciclismo, l'invito ad iscriversi al Ciclo Club Angri, presso la sede sociale in via Marconi 21. Appuntamento è per l'anno prossimo.